ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Fratelli d'Italia punta a vincere le prossime amministrative a Porto Sant'Elpidio, ma a due condizioni: purché venga prima il progetto e si possa correre con un centrodestra unito. Il partito che con la Premier Giorgia Meloni già esprime la guida del governo e con Francesco Acquaroli quella della regione, ora intende penetrare nei territori. Il candidato sindaco indicato per le comunali è Andrea Balestrieri. Fratelli d'Italia, cioè, abbiamo lanciato lo slogan ci siamo nel 2023, perché Fratelli d'Italia c'è sempre stato, c'è e ci sarà. Non mettiamo pregiudizi iniziali su nomi o veti su nomi. Per noi e per me, che sono il candidato di Fratelli d'Italia per le prossime amministrative, conta il progetto, conta una pluralità di persone che intorno a un progetto fanno comunità. Fratelli d'Italia vuole essere il perno per l'unione di tutto il centrodestra. Riteniamo opportuno non indicare necessariamente e non imporre un candidato sindaco, anche se lo abbiamo già espresso con Andrea Balestrieri, purché ci sia una visione ampia e in questa visione trovare una persona che possa inevitabilmente incontrare la nostra idea di progetto, e qualora abbracci di più c'è tutta la volontà di fare altre valutazioni. Nel corso della conferenza stampa di fine anno la senatrice Elena Leonardi ha sottolineato due filoni su cui la regione sta lavorando. Voglio dare come fine anno ovviamente una chiusura importante rispetto al lavoro che la filiera istituzionale sta portando anche su questo territorio, rilanciando il nostro aeroporto e garantendo la continuità con i voli su Milano, su Roma, su Napoli, e inoltre le grandi risorse messe per il contrasto al caro energia, che sono una risposta reale per le famiglie e per le nostre imprese. La campagna elettorale entra nel vivo, si parte con il tour nei quartieri della città. Voglio ringraziare la classe dirigente di Fratelli d'Italia a Porto Sant'Elpidio. Oggi non solo abbiamo parlato di una campagna elettorale importante per questa città, la campagna di ascolto che faremo nei quartieri è utile per ascoltare i cittadini su quali sono le priorità per questa città. Ovviamente la Regione Marche sta investendo su Porto Sant'Elpidio, ma soprattutto siamo certi che vinceremo questa bellissima campagna elettorale per dare alla nostra città le figure migliori per governarla. Ci auguriamo quindi che il centrodestra alle prossime elezioni di primavera amministrative sia unito sotto, non sotto la stessa bandiera, ma sotto la stessa visione, una visione che può portare Porto Sant'Elpidio a essere governata da un centrodestra finalmente.